Sono Padre Simone dell'Arsenale della Speranza e ringrazio il Consolato, l'Accademia della Cucina Italiana e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa che oggi ha portato una cucina, gastronomia di eccellenza della città e quindi dell'Italia a San Paolo, in un posto che ha accolto milioni di italiani e migranti, l'ospedaria Dosi Migrantis che oggi è Arsenale della Speranza e che accoglie centinaia e centinaia di persone che oggi sono sulla strada. Quindi il cibo diventa un segno di amicizia, di fiducia e anche di speranza. È una cosa concreta ma che porta un messaggio molto forte.